cosa ne pensa di quello che sta accadendo all'Aquila Calcio con l'arresto del direttore sportivo, lo scandalo delle calcio scommesse? All'Aquila questa è una cosa che si sapeva, perché una squadra che regolarmente vince, sta per vincere il campionato e poi perde quelle 3-4 partite, perde addirittura 4-0 in casa e poi la domenica dopo va a vincere fuori casa 2-0, insomma tutto truccato, non c'è una cosa seria. Da come si sta presentando in questa fase iniziale è una cosa penosa sotto tutti i punti di vista, vergognosa, vergognosa per la città, vergognosa per la società, vergognosa per lo sport, vergognosa a 360 gradi. Purtroppo devo dire che in alcuni sport, chi per un motivo chi per un altro, spesso e volentieri determinati limiti vengono ampiamente superati, purtroppo sono limiti di indecenza e non limiti di valori. Ma guardi, sono tanti anni che succede questo all'Aquila. Mi dispiace che l'Aquila venga e appaia in televisione solo quando ci sta qualcosa di negativo. Nel rugby non succede, perché vince sempre più forte. Sono molto deluso, amareggiato da quello che succede nel calcio. Io credo molto nello sport, mi piace tantissimo il calcio, però il giro di soldi sta rovinando lo sport in generale. Amo lo sport e quindi sono il primo a doverlo difendere.